Quanti cavalli servono per viaggiare e divertirsi? Beh, uno se chiedete qui in giro, ma per i motociclisti, i cowboy moderni come qualcuno ama definirli, non è così difficile trovare una risposta definitiva. Quello che è certo però è che quando si parla di macinare chilometri, beh, i cavalli non sono tutto. Una volta in sella infatti c'è bisogno di comfort, leggerezza, facilità e il giusto tocco di tecnologia per sentirsi un pioniere dei giorni nostri e affrontare a cuor leggero gli ostacoli del viaggio. E se senza rinunciare a nulla o quasi si può scegliere anche la potenza che meglio si abbina alle nostre esigenze, beh, meglio ancora. Un identikit che sembra fatto su misura per le protagoniste della nostra moto del mese, ovvero la gamma Tiger di Triumph. L'avventura ce l'hanno nel nome, visto che dalla fine degli anni 30 Tiger è sinonimo di pronto a tutto. L'antenata delle adventure di oggi condusse infatti i soldati inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale per poi tornare negli anni 80 come Tiger Trial, rivale britannica della prima maxi enduro dell'epoca, la BMW R80 GS. Da oltre 10 anni tiene alta la bandiera delle adventure nella gamma di Hinckley, 2 lustri, in cui la Tiger è cresciuta diventando un riferimento nel mondo crossover e dual purpose. E in una gamma in continua evoluzione, che entra nel mondo entry level con la Tiger 660 e punta al ritorno tra le ammiraglie con la prossima 1200, i punti fermi sono loro: Tiger 900 in doppia versione GT e Rally e Tiger 850 Sport. E con loro inizia il nostro viaggio fatto di semafori e traffico, di curve mozzafiato e, perché no, anche di qualche nuvola di polvere alzata in fuoristrada. Una prova trasversale quindi quella delle nostre moto del mese, ma prima di scoprire come vanno le Tiger ci concentreremo su alcuni dettagli della gamma Adventure che possono fare la differenza. Se non volete perdervi nulla, beh, non vi resta che iscrivervi al nostro canale attivando la campanellina.